Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua insieme a Elisa Ciao! per un nuovo video a grande richiesta su Man of Medan, in cui oggi faremo solo scelte stupide. Perché? Perché vogliamo vedere fino a che punto si può spingere la libertà d'azione, la libertà interpretativa di questo gioco per valutare che tipo di conseguenze potrebbe avere un approccio da persona poco attenta ai dettagli, ecco, per non usare Volevo dirlo io. alta terminologia. E giochiamo da soli. E vediamo che cosa ne esce. Anche perché, secondo me, potremmo essere piacevolmente sorpresi. Allora, nuova storia. Anche perché continua ci porterebbe a rifare, temo, quello che abbiamo già fatto. E nuovo slot. E vediamo le conseguenze delle nostre. Che poi lei non ha neanche visto il primo video. Per cui sarà una cosa tutta completamente nuova. Tu hai già visto tutto? La demo, sì. Quello che sto vedendo. Solo scelte stupide, eh? Le cose più insensate, cioè proprio da B-movie americano horror. Adesso le brigate di Gorikon. Poi io adesso, ecco, sbaglio tutti i quick time event, proprio. È No! solo scelte stupide. Cioè, Ah, subisco. ok. Sei il bravo. Se no. Ma come sono arrivati? Ah, cara barchetta. Che a barchetta. Cioè, tipo, se giocasse tua nonna, ecco, potremmo chiamarlo così il video. Io nel primo video ho provato a fare una cosa proprio in linea col massimo delle mie capacità. Adesso vediamo l'opposto e vediamo quanto cambia. Ma è l'attore di Oso, di Loser. Povero Idris Elba. Ci azzecca niente. È Uguale. uguale. Allora, togli il bavaglio. Ah, dici no? No, vabbè, senso. Mia nonna non se lo sarebbe tolto il bavaglio. Sarebbe. No. Un minimo aiutiamo il destino, un minimo, però senza intervenire troppo, ecco. Se glielo rimette, Ecco, no. adesso parlo. Basta. Pa parlo con lui perché Ma lei la. no! Eh sì, è scelta stupida. Tre, almeno credo. Solo tre. La cosa logica che io ho fatto l'altra volta è levare il bavaglio anche a lei. Per parlare tutti quanti. Ah. Giulia, tutto ok? Credo di sì. Cosa? Notizia buona e una cattiva. Una cattiva. Come può andare peggio di così? La cattiva è che forse sono i pescatori che ho fatto incazzare prima. Porco cazzo, Conrad. Bene, fantastico. E quella buona? Che li riconosco. Ed è una buona notizia. Pensavo me l'avreste chiesta prima. Sei davvero un idiota, merda. Ehi. Alex, che vogliono farci? Non voglio sapere. Voglio uscire da qui. Siamo nella merda. Allora, indaga. Invece di slegare lui, indago. Senza essere slegato poi. Te ne pentirai, pezzo di merda. Marcirai in galera.
te farò i conti più tardi. Il doppiaggio è un po' rivedibile. Nessuno sa che sei qui, signorina. Siamo soli soletti. Sfruttiamo questa occasione. Vai a farti fottere, brutto pezzo di merda. Sentito la signorina. Allora, impertinenza. No, bravo. Ci sai fare con le signore? Stronzo tu! Giuro che ti ammazzo! Penseremo a lui più tardi. Penseremo a lui più tardi. Sono quello della pubblicità della macchina. Cerca di comportarti bene, Ometto. Ok. Comunque se... Ok. Ometto. Sei diventato un ometto. Giulia, stanno tornando. Comunque per ora grandi variazioni narrative non ci sono state. Con scelte poco sensate. Oddio, Conrad. No, aspetta, no, Alex! Fermo, lasciala andare! Bastardi! Chiudi quella bocca. Chiudi quella bocca. Non fare l'ometto. Non credo lo faranno male. Non hanno toccato Fliss. Sembra che Fliss abbia fatto amicizia con quelli. Hai visto mio fratello? Non dire nulla. E va bene, come vuoi. Ok. Girati. In che senso? Nascondi le mani. Quando riportano Giulia, forse li cogliamo di sorpresa. Ok, arrivano. Perché non intervengono? No, vaffanculo! Lei comunque è bocca di rosa, eh? Ogni tre parole... Quanto denaro? Dobbiamo solo aspettare per sapere che faranno di noi. Che cosa? Ah, qui capita tutte le volte poi. Pure l'altra volta la capita tutte le volte. Arrivati in barca, potremmo prenderla. Già, è un motoscafo. Il loro capo, ha una pistola. Uno potrebbe prendere la barca e cercare aiuto. Allora, ottimismo.
Ottimismo? Dici? Ma... La pagheranno! Questi bastardi la pagheranno. Facciamogliela vedere. Che quello l'avevo dovremmo detto l'altra volta. Ma se avremo una pistola dovranno arrendersi. Senta, si fuori. Posso uscire dal finestrino, ma vanno spaccati questi. Troppo rumore, ci sentiranno. Attenderemo che il tuono ci copra. Ah, buona idea. Esco dal finestrino, salgo a bordo e li attacco da là. E noi li attaccheremo dall'alto. Non lasciarci qui, ok? Ok, andiamo. Solo che sulla barca c'è andato lo stesso. Aspetta. 3, 4. Sono scelte sbagliate, perché io sbaglierò. Vabbè. Ma io volevo farlo. Conrad, vai dall'altro lato, attaccheremo insieme. Beh, anche agli stupidi ogni tanto qualcosa riesce, ecco, mettiamola così. La prima volta ho provato a farlo bene, ho ciccato, stavolta ho provato a farlo male e ci ho preso. Ecco, mantieni la calma, io premo adesso. Avendo sbagliato, cosa accade? Stupido idiota. Stupido idiota. È uscito da Terminator. Ma non mi riesce niente! L'ho quasi presa. Oh, finalmente un cambiamento netto alla mia vecchia storia. Subito! Alex, è una pazzia! Giù dalla nostra barca. Ah, vostra? Ora comando. Ormai hai vinto! Hanno vinto, amico. No, ti prego. Ok. Portali di sotto. Tieni. Usala se necessario. Usala, No, usala. Seduti. Laggiù. Tu, vieni qui. Seduto. Avanti. Arrêtez, bande de cons! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Ma cosa voleva fare lei? Olson! Vieni! Allora, chi vuole raccontarmi la storia di questo orro della Manciuria? E fin qui. Uguale. Più o meno, cioè lui ha preso un colpo in gamba, ma... Non è che si è mosso granché, cioè nel senso ha camminato normalmente per tornare sotto. Adesso lo truccano, vedi. Era un po' lucido. È stato molto fortunato. Ha sfiorato l'arteria. Sembra che ha mangiato il limone. Sai che c'è? Qualcosa andava fatto. Non potevo restare a guardare. Morti! Tutti quanti morti! Piantala! Piantala con queste stronzate da gangster. Forse non hai del tutto afferrato della situazione, sorella. Io ve lo dico. Fliss è il loro complice. Lei e questi tizi bazzicano le stesse acque. È il capitano. Perché non le fanno nulla? Avrà detto loro dell'oro della Manciuria. Sono in combutta. Ma cosa? Come ti permetti? Sei fuori di testa. Come puoi pensare una cazzata simile? Cazzo, sei stupido bamboccio pieno di soldi. Vi siete messi d'accordo?
È una trappola! E tu ce l'hai te! Ehi, idiota! Tappa quella foglia! Tappa quella foglia! Sto bene, tu non farti male. Io sto volutamente ciccando tutti i quick time events, eh. Tu, vieni con me. Ehi, lasciala stare. Tutti muti. La determinazione di lui. Scopri quanto durerà la tempesta. E non fregarmi. In qualsiasi modo. Oh. Se ci mette la nota. Mi sa, eh. Forse anche la sospensione. Duke of Milan, chiedo previsioni meteo. Passo. Duke, ti riceviamo. Tutto bene? Passo. Quindi, scelta subito, subito. Ci serve aiuto. Ascoltate. Siamo stati rapiti. Ripeto, SOS, siamo 30 km a nord. Finirete in galera! Bastardi, non la passerete liscio. La polizia vi darà la caccia. Illusa, l'oceano è grande. Spari alle facce. No. Liscio? Che c'è la mano? È meglio per tutti se ci aiutiamo a vicenda. D'accordo? Mi reggo. Ehi! Muoviti! Ora! Brava, pensi solo alla tua pelle! Che altruismo! Davvero capitano, Fliss! Che è successo? Lui è insopportabile. Si sa nulla di Brad. Si sta nascondendo. Non so dove sia. Infatti, ma ragazzo. Potrebbe annegare. Non possiamo lasciarlo laggiù. Potrebbe annegare. Dobbiamo tirarlo fuori da lì. Non è al sicuro. Brad, dai! Esci! Ma lì dove? Non sapeva nessuno dov'era. Ok, l'approccio un po' stupidotto evidenzia qualche falla, almeno in questa demo, eh. Sì. Diciamo che il gioco è fatto perché tu qualcosa lo azzecchi ogni tanto. Se non lo fa lui. Bene, allora io che posso dire, tu non hai giocato alla prima prova della demo dove avevo cercato di fare le cose fatte per bene, perché chiunque l'abbia seguita avrà sicuramente notato come in questo caso, pur facendo tutte scelte tendenzialmente sbagliate, pur sbagliando tutti i quick time events, di base non è cambiato poi tanto nell'evoluzione della storia. Toccherà vedere a questo punto se eventuali scelte poco ponderate potrebbero avere degli effetti a lungo termine. Eh già. Sul breve non sembra
ci sia granché, almeno a giudicare troppo da questa demo. Però appunto è troppo breve come durata la demo e non possiamo valutare più di tanto. Però comunque era un test da fare e ci siamo fatti un'idea un po' più chiara. Adesso niente ragazzi, ci tocca aspettare fine mese, ma ormai manca poco, insomma penso sì. Che nell'arco di 2-3 settimane forse potremmo riuscire già ad avere qualcosina per vederlo meglio, senza dover aspettare magari per forza il 30. Per cui fateci sapere che pensione vi ha fatto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.